Commento di Nuccio Fava alla visita di Papa Francesco Bergoglio al Quirinale. Buonasera Nuccio, a te la parola, vai. È una visita molto particolare, perché tra l'altro è il primo Papa che si chiama Francesco. Francesco è anche San Francesco è il padrono d'Italia, insieme a Santa Caterina, e Bergoglio è un papa argentino ma di origine italiana. Tutte queste componenti sono cariche di suggestioni e di significati, e soprattutto tenendo conto che questa è una visita, potremmo definirla di ritorno, perché già Giorgio Napolitano, il nostro Presidente della Repubblica, era stato in Vaticano, era stato nella Santa Sede a rendere omaggio al Papa eletto nel marzo scorso. Come dire, la cosa straordinariamente singolare, le nuove generazioni ovviamente non ricordano questi aspetti, è che in Italia c'è stato per un lungo periodo una tensione fra Vaticano e potere civile, statuale, e che addirittura si parlava della necessità di allargare sempre il più possibile il Tevere, che invece vedete adesso come si attraversa con grande semplicità, e non c'è più nessun timore né di una clericalizzazione da parte della Chiesa nei confronti della politica italiana, ed è dall'altro lato atteggiamenti, come dire, di persecuzione dello Stato italiano nei confronti del Vaticano, che sono stati invece un elemento fortemente polemico per tutto il Risorgimento, fino a Porta Pia e oltre. La cosa anche qui da ricordare è che con l'avvento della democrazia e della Repubblica i rapporti si sono normalizzati anche sul piano della definizione, perché la Costituzione afferma una formula molto semplice ma molto molto importante, cioè che Stato e Chiesa sono ciascuna nel loro ordine indipendenti e sovrani. Poi pensate quanto questa formula, che poi ha significato del tutto analogo a quello, alla formula che usava Camillo Benso di Cavour ancora prima dell'Unità d'Italia, che era quella classica liberale del libera Chiesa, il libero Stato. E poi pensate che anche storicamente, quando salì al Quirinale Luigi Einaudi, noi avemmo, come dire, la consacrazione in un paese a forte influenza cattolica di un Presidente della Repubblica liberale di estrazione piemontese come Cavour, segnando quindi l'avvio di questa fase nuova, positiva, dei rapporti tra Stato e Chiesa, ormai, grazie a Dio, definitivamente consolidata. Con il Papa Bergoglio, Papa Francesco, si rafforza questa dimensione non solo del non conflitto e della non incomprensione, ma viene poi giustamente anche per merito della revisione del concordato che volle a suo tempo fortemente Bettino Craxi, che i rapporti tra Stato e Chiesa sono impostati alla collaborazione e alla cooperazione, sempre ciascuno nel proprio ambito, ma con finalità convergenti. Poi pensate a tutta l'azione che viene svolta, per esempio, dal volontariato, tutta l'azione in favore della pace, dei conflitti, dal Medio Oriente alla Siria, tutta l'azione in questi giorni a favore delle Filippine, e così nei giorni della tragedia a Lampedusa, quando il Papa prese quella iniziativa quasi eroica, tra virgolette, cioè sorprendendo tutti e così via, e così via. E allora voi capite che il rapporto tra Napolitano e Papa Francesco è un rapporto intenso.
cooperazione reciproca e che può solo portare frutti positivi alla crescita e allo sviluppo dell'Italia, alla sua azione anche internazionale, europea e mondiale in favore della pace e quindi per una crescita complessiva di umanità, potremmo dire, del popolo italiano. Scusa, una domanda, Nuccio. Torniamo al rapporto economico, fiscale, potremmo dire, che c'è anche tra Italia, tra lo Stato italiano e il Vaticano. Mussolini nel 29, tra le prime grandi cose che fece, grandi ovviamente a livello storico, poi ai posteri l'Artua Sardegna, no, il fascismo è stato comunque condannato, però comunque è stato un politico che ha governato l'Italia per 20 anni circa, come Berlusconi d'altronde, appunto fece un accordo in cui mi sembra che lo Stato italiano finanziasse in qualche modo, mandasse dei soldi al Vaticano e dimmi se mi sbaglio, ma mi sembra che ancora dei soldi e anche abbastanza dallo Stato italiano arrivino nelle casse del Vaticano, o mi sbaglio? No, non ti sbagli, ma non è da vedere come un fatto mercantile o come un fatto di scambio di interessi, perché se si considera l'attività che, come dire, le parrocchie, gli oratori, quanti ragazzi frequentano gli oratori, quanti addirittura campioni nell'atletica, nel calcio, nella pallacanestro passano attraverso gli oratori, che sono opere della Chiesa. Quando ero ragazzo io, quanti film abbiamo visto attraverso i cineforum del mondo cattolico? Ma pensa soltanto alla Caritas, a tutti i centri di ascolto per le donne sole, per gli abbandonati, pensa a tutti i luoghi in cui un barbone può andarsi a fare la doccia, può andarsi a pigliare un pasto caldo, tenuti dai francescani, tenuti da singoli parroci, cioè, come si fa a fare una valutazione così, diciamo, riduttiva e meschina? C'è tutto un problema di onestà e di legalità, chiamiamola fiscale, per quei beni, ed è su questo che nasce tutta la polemica, che talvolta impropriamente la Chiesa o alcuni uomini della Chiesa tendono a sgravare dagli doverosi oneri fiscali facendoli passare per attività caritative, e questo è un problema che deve risolvere lo Stato italiano e che a mio avviso può essere risolto, ammesso che sia ancora così acuto. Io purtroppo non sono un esperto di diritto canonico e nemmeno di diritto finanziario, deve essere risolto con i giusti interventi al limite dell'Agenzia delle Entrate, che insomma non è molto simpatica a nessuno, e attraverso una trattativa con gli strumenti che sono previsti nel concordato e nei patti lateralmente. Benissimo, ti ringraziamo Nuccio e a presto con un'altra tua intervento. Ciao, grazie.